Eccoci. Eccoci, buona serata. È un piacere essere qui con i nostri autori, con la collega Monica Napoli e ringrazio, comincio a ringraziare, diciamo chiaramente a nome poi di tutti, sia la Casa della Cultura per ospitare questo incontro e che all'interno, come voi sapete, di questa serie di manifestazioni di Book City, quindi una sede antica e prestigiosa per poter presentare un libro all'interno di un'iniziativa per la città di Milano e non solo, altrettanto prestigiosa. Io comincerei col presentare brevemente gli autori del libro che appunto dovremo poi pian piano introdurre, che è La scienza dei conflitti sociali, con un sottotitolo direi significativo, quasi un sommario, divisioni politiche, immigrazione, violenza sulle donne, fake news, cosa ci insegna la ricerca. I coautori appunto sono Sandro Calvani e Massimo e Valerio Capraro, con Calvani c'è, come dire, una conoscenza abbastanza direi di lunga data. Io lo conosco da parecchio, almeno più di 15 anni, inizialmente per esigenze di lavoro a distanza, in quanto lui è sempre stato un po', anzi quasi sempre per il mondo, impegnato nelle sue grandi iniziative, sia per le Nazioni Unite sia per altre organizzazioni, oltre che poi come dire, a livello accademico. E ci siamo poi incrociati in qualche modo quasi casualmente a Bangkok, dove io per alcuni anni ho posto la mia sede di lavoro mirata appunto all'Asia. E quindi ho avuto modo, come dire, di apprezzare maggiormente sia la sua, come dire, conoscenza, la sua capacità, la sua vasta esperienza dei problemi globali, nello stesso tempo anche la capacità, come dire, di esporli in una forma semplice ma mai banale. Sandro Calvani è stato ha lavorato per 35 anni come alto funzionario delle Nazioni Unite della Caritas, capo missione in 135 paesi nei 5 continenti, è stato visiting scientist alla Colorado State University, alla Harvard University, ha scritto molti libri e centinaia di articoli sui temi dello sviluppo sostenibile, degli aiuti umanitari, della riduzione dei conflitti. Attualmente, appunto, è di casa in Asia, a Bangkok, ed è consigliere per la pianificazione strategica della fondazione Mai Falwan, che è un'iniziativa, diciamo, avviata dalla Casa Reale Thailandese per andare incontro a delle esigenze di sviluppo in aree appunto difficili del paese, che sta avendo appunto un grande successo con una serie di attività avviate che sono poi d'esempio anche a paesi vicini. E inoltre si occupa di un'attività di docenza sia alla Webster University in Thailandia, sia poi occasionalmente anche altrove e anche in Italia. Quindi un personaggio, come dire, a tutto tondo, soprattutto di ampia esperienza. Con Valerio Capraro, diciamo, la conoscenza è più limitata, e me ne spiace, ma anche, e sicuramente più limitata comunque nel tempo. Ecco, solo da pochi mesi che io lo conosco. Ho avuto modo di apprezzarlo e quindi poi di entrare in contatto con lui quando ho avuto sotto mano una ricerca che direi molto importante perché in qualche modo arriva di rottura, poi magari ne parleremo insieme, o meglio ne potrà parlare ancora di più il dottor Capraro, ed è docente, oltre ad avere collaborato con varie iniziative, vari studi e ricerche. È docente presso la Facoltà di Economia dell'Università del Middlesex a Londra e inoltre è presidente, unendo, come dire, la teoria in qualche modo alla pratica, di una ONLUS, la Via del Sale, che ha finanziato 32 casette su ruote e una casa, per le vittime del terremoto del centro Italia del 2016. Quindi diciamo sicuramente delle personalità interessanti che hanno appunto dato, come dire, in questo loro libro un contributo a una
come si può dire, alla comprensione di come, o al tentativo di comprensione di come le scienze sociali appunto possono intervenire in situazioni di crisi, di conflitto, ma anche di crisi come in questo caso, ad esempio, la pandemia. Ecco, sembrerebbe ovvio, come dire, avere un confronto con le scienze sociali da parte degli enti istituzionali e anche di altri in situazioni che ovviamente hanno necessità di tante informazioni, di coinvolgere la più parte della società civile, però così pare che non succeda. E quindi questo libro vuole essere anche, come dire, una specie di sasso gettato nello stagno e per sollecitare in qualche modo delle riflessioni e delle risposte. Ecco, io quindi comincerei a rompere il ghiaccio rimongendomi anzitutto al professor Capraro con una domanda. In uno studio pubblicato, se non ricordo male, lo scorso mese di aprile sulla rivista Nature Human Behavior, lei e altri studiosi avete sollevato il problema di una scarsa attenzione alle scienze sociali in momenti di crisi e in particolare nel contesto della pandemia in corso. La domanda è: in che modo le scienze sociali possono dare un contributo concreto alla ricerca di soluzioni efficaci in una situazione come quella attuale, sia sul piano delle modalità per affrontarla, sia per prevenire tensioni e vere e proprie fratture sociali? Allora, intanto grazie mille per l'introduzione, è molto apprezzata. E colgo l'occasione anche per ringraziare la Casa della Cultura per l'opportunità e tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, e lei e anche Monica Napoli per aver accettato di partecipare a questa presentazione. E venendo alla domanda, è vero, c'è una disattenzione verso le scienze sociali in generale, perché forse non si è ancora capito le potenzialità che esse hanno. Le scienze in generale permettono di rintracciare le cause degli effetti che osserviamo sul mondo e potenzialmente, trovando una volta le cause, quello che si può fare è cercare di modificare gli effetti con degli interventi. E nel caso della pandemia in realtà lo trattiamo molto superficialmente nel libro, perché il libro è stato scritto durante la pandemia, per cui il progetto che era stato pianificato non la comprendeva inizialmente. Ovviamente l'abbiamo scritto durante il lockdown, per cui alcuni esempi li abbiamo aggiunti, però lo spirito del libro e l'idea fondamentale del libro sicuramente si può applicare alla pandemia, ed è quello che poi abbiamo cercato di fare nell'articolo che lei ha menzionato su Nature Human Behavior. E, per esempio, nel caso della pandemia, in quel particolare articolo tocchiamo diversi temi, ma uno su cui sono particolarmente ferrato io, perché ho fatto io stesso ricerca, è il linguaggio da usare per stimolare dei cambiamenti sociali. E a proposito della pandemia, per esempio, abbiamo fatto degli esperimenti e sappiamo che se alle persone gli si dice che la pandemia è una minaccia per la loro comunità, e loro rispondono in maniera più efficace, più forte, per esempio è più probabile che mettano la mascherina, è più probabile che facciano distanza sociale, rispetto a quando gli viene detto che la pandemia è una minaccia per loro stesse. Poi, paradossalmente, l'altro giorno, e parlo veramente di 15 giorni fa, ho acceso la televisione e ho trovato un messaggio firmato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dicendo: mettete la mascherina perché fa bene per voi stessi e per la vostra famiglia. Cioè, fondamentalmente il contrario di quello che noi sosteniamo usando i dati sperimentali. E ovviamente ci sono rimasti un po' male a vedere questa inapplicazione delle nostre ricerche. È un piccolo caso specifico che mette in risalto un problema, secondo me, più grande, che è quello appunto che le scienze sociali ancora non sono viste molto bene
da chi prende veramente le decisioni, che sono poi di fatto i politici. E, come dicevo prima, le scienze in generale hanno il potere di trovare, o meglio, si pongono come obiettivo quello di trovare le cause che creano degli effetti. E per cui in questa maniera, ovviamente, ponendosi come obiettivo quello di trovare degli effetti che siano positivi per la società, no? Si possono fare e si possono promuovere dei cambiamenti appunto positivi per la società. E nel nostro libro noi cerchiamo di applicare questo approccio e, principalmente toccando quattro conflitti sociali, che sono le divisioni politiche, l'immigrazione, la violenza sulle donne e le fake news. E, il motivo per cui ci siamo focalizzati su questi quattro particolari conflitti sociali è perché sono evidentemente dei conflitti molto divisivi, che creano molto dolore nella società, e sono anche conflitti abbastanza diversi tra loro da meritare una trattazione separata. E, hanno fondamenti psicologici, economici e biologici diversi, per cui anche da un punto di vista strutturale di un libro ha molto senso quello di dedicargli un capitolo ciascuno. E questo, diciamo, da un punto di vista generale. Poi nei prossimi minuti sarò molto felice di entrare in un discorso più particolare. Benissimo. Quindi io farei a questo punto una domanda, anche in questo caso, diciamo così, per avviare un po' il dibattito, a Sandro Calvani. E la mia domanda vorrebbe essere un po' una sorta di evoluzione rispetto a quella precedente. Visto anche il titolo e il contenuto evidentemente del vostro libro, se le scienze sociali... o meglio, le scienze sociali possono o devono evolversi sino a proporre una specifica scienza dei conflitti sociali, come da voi individuato, in grado di dare risposte alle sfide di maggior livello e di più ardua soluzione? Con quali caratteristiche? Grazie, grazie anche agli organizzatori. Beh, certo che le scienze sociali dovrebbero evolversi e devono diventare la soluzione della problematica dei conflitti. Cioè, se noi osserviamo il cammino dell'umanità nei 2000 anni che sono registrati dalla storia, ci sono alcuni conflitti famosissimi tra fratelli, per esempio tra Abele e Caino, che erano due persone semplicemente un pochino diverse: uno faceva il raccoglitore di cose tipo cacciatore, l'altro faceva il coltivatore, quindi erano due persone diverse. E questa diversità, che è fondamentalmente soltanto una differenza, ha creato una avversità. Quell'avversità è diventato un antagonismo. L'antagonismo li ha resi avversari, e poi da avversari sono diventati nemici, e poi uno dei due è diventato l'omicida e l'altro la vittima. Se andiamo un po' veloce, qualche mille anni più avanti, troviamo Romolo e Remo nella fondazione di Roma, addirittura due gemelli, quindi due persone assolutamente identiche, tutte e due migranti, soltanto perché uno aveva disegnato una frontiera per terra, un solco per terra, l'altro dice: mi hai sfidato attraversando la mia frontiera, e quindi l'ha ucciso. Quindi vediamo che mentre di fronte ad altre realtà noi sappiamo come difenderci, la medicina ci difende dal diabete, dalla caduta dei capelli per quelli che se ne sono occupati, io non me ne sono occupato, cioè, la scienza in 2000 anni è andata avanti di molto. E oggi sappiamo curare quasi tutte le nostre malattie, la pandemia è un po' un'eccezione, ma per ogni cosa abbiamo la soluzione. Mentre invece il conflitto più o meno lo trattiamo come 3.000 anni fa, cioè quella diversità tra le persone diventa ugualmente, da avversari uno diventa ugualmente un nemico, e quindi la società sta male e non mettiamo in moto la scienza che potrebbe risolvere questo problema, perché tra l'altro i sintomi sono evidenti a tutti, non è che ci vogliano poi dei medici super specializzati o dei politici o dei giornalisti super specializzati, perché la materia del conflitto è evidente, è una differenza, è percepita da qualcuno in un modo così violento, così emozionale,
che quella differenza diventa una ragione per distruggere l'altra persona, cioè l'altra diventa un nemico. Non vogliamo più far vincere l'idea diversa, vogliamo far vincere la persona. Cioè facciamo intorno a quella persona, distruggiamo non solo lui o lei, ma distruggiamo anche i suoi genitori, la sua comunità. Si formano degli epiteti che fanno riferimento alle origini materne o paterne di una persona, no? Perché vogliamo distruggere una persona, perché pensiamo che un'idea, la nostra, è la migliore e debba assolutamente vincere. Basterebbe pochissimo, ogni volta che si pubblica un'idea forte di qualcuno, profondamente diversa da quella di un altro, per sapere quali sono le ragioni per cui le idee dell'altro hanno anche delle basi riconosciute, quante persone ci sono dietro. Per esempio, da questa idea che mi sembra così sbagliata, rappresenta 71 milioni di persone, per esempio, quelli che hanno votato per Trump. Li vogliamo ammazzare tutti? Vogliamo fare piazza pulita di tutte queste idee? Allora si arriverebbe subito a un accordo che è una soluzione, la scienza praticamente principalmente di studio, quello psicologico, capire le persone e capire il conflitto. E oggi purtroppo, a causa del sistema social, abbiamo un altro enorme variabile da affrontare, che è quella economica. Cioè i conflitti si creano oggi come forma per fare soldi. Oggi tutti questi conflitti sociali creano quasi tanti soldi quanto il traffico di armi. Perché mentre il traffico di droga, il traffico di armi è limitato a percentuali piccolissime della popolazione mondiale, quelle di armi veramente 2-3% di persone che sono coinvolte, la droga arriviamo al 20%, mentre invece sui conflitti sociali siamo coinvolti quasi tutti, quindi lì si generano enormi quantità di denaro, e per questo che non possiamo abbandonarla questa scienza, perché altrimenti se non ci uccide ci rende la vita veramente molto difficile, con delle forme di ansia, di angoscia molto gravi che viviamo tutti i giorni, nei micro conflitti che viviamo tutti i giorni, perché non riusciamo a riconoscere. Lascerei la parola alla collega, se... Sì, buonasera. Io innanzitutto volevo ringraziare la Casa della Cultura, ma i due autori, perché questo manuale, questo libro, questo insomma manuale, come vogliamo definirlo, era necessario in questo momento soprattutto, e probabilmente potrebbe poi raccontare anche quello che stiamo vivendo, perché giustamente, come ricordava Valerio, noi loro l'hanno scritto durante il lockdown, durante un primo lockdown, però in questo libro si sviscerano molto bene dei problemi che, come giustamente sottolineava il professore Galvani adesso, toccano tutti noi, anche se non ce ne accorgiamo in maniera diciamo diretta. Quello che probabilmente manca, credo, nella mia esperienza, credo che manchi comunque un'etica, probabilmente anche in un certo senso, che poi, se si può dire, un'etica del conflitto, possiamo dirla, che probabilmente in una fase, in un momento in cui poi entrano in gioco i social, diventa. Quindi a me interessava poi capire da due studiosi di questi fenomeni, due persone che di questo appunto studiano, innanzitutto come loro toccano diversi punti. Ecco, noi lo abbiamo visto, lo ha spiegato bene Valerio: divisioni politiche, immigrazioni, violenza sulle donne, fake news. In particolare alcuni di questi punti, secondo me, sono di più sotto la lente di ingrandimento adesso, proprio che viviamo una pandemia. Partirei probabilmente dalle fake news in questo senso, perché se prima rappresentavano e sono un problema reale, adesso possono davvero rappresentare un problema maggiore, visto che di fake news si parla anche rispetto alla pandemia e al Covid, quindi ad una cosa anche qui che tocca tutti noi. Quindi la fake news sul migrante
fa male, è sbagliata, è errata, va combattuta, però la fake news su una pandemia e su una malattia, no? Quindi volevo capire, secondo la loro esperienza e secondo anche come poi lo già spiegano nel libro, ma come i prossimi mesi e i prossimi anni, anche rispetto poi al cambiamento economico che si vivrà nelle città, nei paesi, nei diversi stati, come questo conflitto evolverà e come si può essere pronti a, in un certo senso, arginarlo, se è possibile arginarlo. Partirei dal professor Calvani, se... Grazie. Io ho vissuto tutta la mia vita in mezzo ai conflitti. Ho cominciato da giovanissimo a occuparmi di questioni umanitarie e ho scoperto che se non si riesce a capire con certezza i dettagli di una situazione e ci si lascia andare alle emozioni, si fanno più danni che cose buone. Il mio primo grande conflitto è stata la guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea. Mi sono trovato di fronte a 100.000 persone nude che non avevano assolutamente nulla da mangiare per sé, per i propri bambini, per il giorno dopo. Però se io non riesco a definire esattamente qual è la ragione di quella carestia, per quale ragione si trovavano senza acqua, per quale ragione si erano spostati, come si poteva intervenire ed aiutarli a organizzare un sistema di distribuzione di aiuto alimentare, come curare la loro come occuparsi della loro logistica di creare dei campi profughi, avremmo fatto soltanto dei grandi disastri. Quindi la conoscenza è il primo elemento assolutamente fondamentale. Pertanto che le situazioni possono essere a volte nuove, come lei ha menzionato, la pandemia che ci ha preso un po' tutti di sorpresa e non eravamo preparati, però ci sono delle esperienze. Cioè, se andiamo a vedere qual è stata la gestione, che è tutta documentata, dell'influenza spagnola, quali sono stati i picchi, che decisioni hanno preso i leader politici, come ha funzionato il controllo della SARS o della MERS, che sono state altre due grandi pandemie recenti, sulle quali sono stati fatti tanti errori, ma anche tante cose giuste. Dovremmo conoscere e metterci soltanto due grandi fronti, due grandi squadre, noi, gli esseri umani, che siamo quelli minacciati di diventare le vittime di questa pandemia, e loro, quelli con i quali dovremmo avere un conflitto, che sono i virus. Dovrebbe esistere soltanto questi due fronti e poi naturalmente un arbitro che decide le regole del gioco. Perché non si può giocare da nessuna parte, neanche in guerra si può confrontarsi, se non ci sono delle regole scritte in modo chiaro. Non è possibile che le regole cambino tutti i giorni da parte delle persone che sono in un campo e quindi gli altri siano autorizzati a reagire in qualunque forma. Quindi primo componente la conoscenza, approfondire le nostre conoscenze, rivolgersi agli esperti. Per esempio in Thailandia negli ultimi 7 mesi abbiamo avuto 2 nuovi casi di un contagio e in 7 mesi abbiamo avuto 58 morti. Può darsi che ci sia qualcosa di interessante da scoprire nel sistema di salute pubblico thailandese o quello coreano o quello vietnamita. Però fino ad oggi non abbiamo avuto un solo esperto europeo che sia venuto a vedere come funziona la salute pubblica contro la pandemia nei paesi del sud-est asiatico. Quindi scambiarsi le informazioni, e cioè fare squadra, ma fare squadra tutte insieme, tutta l'umanità, per poter vincere contro gli altri, che in questo caso dovrebbero essere i virus. E non dividerci al nostro interno in modo da decidere chi è che deve fare il difensore, chi è che deve tirare il gol, se qualcuno è fuori gioco o non è fuori gioco o è fuori addirittura dal campo. Questi sono elementi fondamentali che nelle emergenze le scienze del diritto umanitario hanno scritto molto molto bene nei dettagli. Sappiamo come, tra l'altro, gli italiani sono anche molto bravi a affrontare le emergenze, sono tra i migliori popoli al mondo, ma dovremmo riuscire a trovare all'interno della nostra comunità italiana le persone che hanno questa profonda esperienza e chiedere a loro di diventare un po' i leader, il capo squadra, insomma, di questo gioco, in modo che tutti si sentano partecipi e non persone che sono schiacciate o che sono schiaffeggiate ogni volta che partecipano in questa grande mobilitazione, questa grande cooperazione.
Se posso aggiungere, passando la parola poi a Valerio, che di fatto, innanzitutto volevo fare una piccola parentesi, noi ci siamo conosciuti proprio grazie alla Via del Sale, grazie a quell'esperienza drammatica che purtroppo loro hanno vissuto, ma poi bellissima in termini di solidarietà e appunto di solidarietà sociale. Quando parliamo di conflitti, diceva giustamente anche il professore, noi veniamo da una storia di conflitti, l'umanità racconta di conflitti, e quello che però è vero è che oggi noi vediamo tutto questo anche vissuto sui social, che comunque, per quanto ci hanno adesso abituato, evidentemente sono ancora una novità, e in questo senso entrano in gioco le fake news, perché se c'è la mancanza di chiarezza di cui parlava il professore, e che possiamo addebitare soprattutto a una mancanza di decisione da parte dei governi e della politica, è anche vero che poi c'è un problema di contrastare le fake news, che non è più solo un problema dei giornalisti o comunque dell'informazione, ma forse va affrontato in maniera appunto scientifica. Giusto? Sì, assolutamente. E bisogna dire allora che le fake news sono sempre esistite prima di tutto. Ci sono storie purtroppo molto tragiche di fake news che durano da mille anni, come l'accusa del sangue nei confronti degli ebrei, e che ogni tanto viene tirata fuori per giustificare pogrom o altri abomini vari. Ma è verissimo allo stesso tempo che a causa dei social, in questo particolare momento storico, le fake news stanno aumentando, cioè sono sempre esistite, ma ora stanno aumentando, e stanno aumentando per una combinazione di motivi. E un motivo è dato dal fatto che adesso tutti quanti, letteralmente tutti quanti, hanno il potere di creare informazione. Prima il potere di creare informazione ce l'avevano soltanto al sottoinsieme molto limitato di persone, adesso potenzialmente ce l'hanno tutti, e quindi questo già da solo aumenta la complessità del problema enormemente. Il secondo motivo è dato dal sistema di incentivi dei social. Il fatto che sui social vengono premiate, se posso usare questo termine, le persone in base ai like e alle condivisioni che prendono. E questo significa che coloro che creano informazione, che sono potenzialmente tutti, e non solo i giornalisti o i politici, ma letteralmente tutti, hanno un incentivo a scrivere cose che prendano tanti like e tante condivisioni. Ma quali sono le cose che prendono tanti like e tante condivisioni? E per capirlo bisogna analizzare un momento la struttura dei social. Li conosciamo tutti, cioè la bacheca delle notizie, una dietro l'altra, dei post, e gli utenti scrollano queste notizie molto velocemente e si fermano solamente su quelle che gli catturano l'attenzione nel primo decimo di secondo. Ora, quali sono le notizie che sono così potenti da catturare l'attenzione in un decimo di secondo? La risposta è che sono le notizie polarizzate emotivamente, perché le emozioni sono veloci, mentre invece la ragione, la deliberazione è lenta. E questo crea un incentivo tra i produttori di informazioni a creare notizie polarizzate emotivamente. Ora, le notizie polarizzate emotivamente sono per loro natura iperboliche, sono per loro natura imprecise e quindi, tra virgolette, false. Cioè, si crea un primo spostamento della notizia verso la falsità, caricarla emotivamente. Quando si moltiplica questo per tutti gli utenti dei social, si creano notizie totalmente false. C'è un esempio di Baricco su The Game che è meraviglioso, cioè lui riesce a ricostruire passo passo una notizia diventata virale. Ora non mi ricordo la notizia precisamente perché non me l'ero preparato a questa cosa, però il concetto è questo: lui si è fatto uno studio che è riuscito a prendere una notizia che era uscita un mese fa ed è diventata virale oggi, e ha scoperto che quella notizia è andata
è stata modificata piano piano nel corso di un mese con delle piccole variazioni, e a un certo punto è diventata perfetta, in qualche maniera è diventata sintetica, breve, emotiva, forte, ed è riuscita a tagliare il web in quel momento, esplodendo e diventando virale, arrivando a milioni di persone. E era ovviamente una fake news. E così spesso c'è questo da dire, ovviamente esistono i troll, esistono fabbriche delle fake news, e magari di questo possiamo anche discutere da un momento, ma la maggior parte delle fake news non sono fatte, non sono create a tavolino da persone che vogliono creare fake news, ma sono piccole manipolazioni consecutive di una notizia che si vanno a sommare l'una sull'altra e poi diventano fake news. Ora, e come si fa a contrastare questo fenomeno? Esistono due maniere, due macro maniere, se vogliamo, due tecniche generali che prendono il nome di debunking e pre-banking. Allora, il debunking è, probabilmente lo conoscono in molti, è quello che fanno i fact-checkers. Quindi è un gruppo di persone che controlla le notizie una per una, scopre quali sono vere e quali sono false. Su quelle false ci scrive fake news, e così da quel momento in poi i nuovi lettori di quella notizia sanno che quella è una fake news. Il problema di queste procedure di debunking è che sono lente, e cioè ci vuole tempo, tanto tempo a controllare ogni notizia se è vera o falsa, e spesso quindi le notizie diventano prima virali. Poi dopo qualche giorno qualcuno scopre che quella notizia è falsa, ma ormai la notizia precedente è virale, ha tagliato il web, è entrata dentro la mente delle persone. E per cui scriverci poi che è una fake news non ha un grande effetto. E invece quello su cui si sta lavorando negli ultimi due o tre anni, è veramente una cosa recente questa qua, sono metodi di pre-banking, che è quello di cercare di usare anche dei messaggi più o meno subliminali, anche espliciti, sia impliciti che espliciti, e che convincano le persone a in qualche maniera stare più attente a quello che condividono, e in generale. E questo si basa su una scoperta, che dice che le persone in realtà non vogliono condividere fake news. La maggior parte delle, come dicevo prima, esistono sicuramente fabbriche di fake news, ma lasciamo un attimo da parte questo caso. La maggior parte dell'utente e degli utenti comuni si trovano a condividere fake news perché non pensano che siano fake news in quel momento. Magari provano un'emozione, vogliono condividere quell'emozione. E quindi questi metodi di pre-banking si basano sul cercare di disattivare questi passaggi psicologici alla base, e per esempio mettendo dei pop-up. E tra l'altro Instagram e Twitter lo stanno già facendo, da quello che so Facebook ancora non l'ha fatto. Quando clicchi su, vedi una notizia, clicchi su condividi, invece di condividerla immediatamente, che è quello che faceva fino a un mese fa Twitter e Instagram non ha la condivisione, scusate, Twitter, e che ancora fa Facebook. E adesso con dei pop-up, quando clicchi su condividi, ti appare il pop-up. Sei sicuro che vuoi condividere questa notizia? Guarda che potrebbe essere falsa. E si è scoperto che in questa maniera si diminuisce la condivisione delle fake news. Ci sono altri metodi basati su questa idea che le persone, quando vengono portate a riflettere, in realtà diminuiscono la condivisione delle fake news. Come dicevo prima, e poi lascio la parola, si tratta di ricerche molto recenti. I primi articoli sono del 2017, e per cui c'è tutto ancora da scoprire, i metodi migliori sono probabilmente ancora da scoprire, c'è tantissimo da fare, però si sta cominciando a fare qualche cosa. Il problema è molto chiaro, e quindi speriamo nei prossimi anni di trovare delle soluzioni. Aggiungo e poi chiudo che il problema è anche poi organizzarsi con chi gestisce le piattaforme, perché
è anche possibile che Facebook o chi per loro poi non vogliano e inserire delle complicazioni nel loro sistema, perché comunque loro ci guadagnano, tra virgolette, nel fatto che il sistema sia semplice da utilizzare e il più libero possibile. Ma questo è un altro passo. Quindi le lascerei la parola, ovviamente, se ci sono domande, rispondo con piacere. Sì, poi ci sarà un momento di incontro, diciamo di dibattito con chi ci sta ascoltando, e quindi anche loro potranno eventualmente chiedere approfondimenti, chiarimenti sul tema. E se mi permettete, io passerei a un altro argomento, però, da affrontare brevemente con Sandro Calvani. Vista anche la sua vasta esperienza internazionale e diciamo anche di luoghi che in parte condividiamo, io faccio riferimento all'Asia, lui anche ad altri continenti, che è ovviamente la questione, diciamo, migratoria, una delle quattro, no? Grandi, diciamo, aree di conflitto in qualche modo affrontate nel libro. E io farei una domanda molto semplice. Io ho parlato di questione migratoria, altri parlano di problema migratorio. Normalmente, diciamo così, ci si approccia a questo tema, no, in un modo, come dire, se non negativo, direi problematico. Allora io proverei a invertire un attimino la questione, chiederei appunto a Calvani come si potrebbe proporre in positivo. Ritorniamo un po' al ragionamento delle fake news, ritorniamo un po' però anche all'utilizzo in qualche modo politico della questione, e per, come dire, cercare di capire, di individuare, diciamo, qualche possibile soluzione, non tanto un problema, una questione, ancora una volta, che è immensa, quanto a come si può ragionevolmente proporla, discuterla in un modo che affronti il nucleo delle cose senza, come dire, esasperare continuamente un aspetto o un altro beneficio di una posizione, di un'altra. O, ecco, a me interesserebbe un attimino conoscere la posizione di Calvani su questo, se ritiene che, insomma, sia congrua, diciamo, nel discorso che stiamo facendo. Sì, sì, è certamente un tema congruo ed è una dei conflitti più diffusi, perché è uno di quelli che creano paure in modo diffuso nella società, cioè non si limitano a creare paura di un gruppo, ma raggiungono un po' tutta la società civile, anche le imprese, creano paura anche di natura religiosa, e ci sono tutta una serie di altri fenomeni psicologici dietro a questa vicenda delle migrazioni. Come sappiamo, le migrazioni sono sempre esistite, non è che negli ultimi anni siano poi aumentate più di tanto, però è certo aumentata una certa visibilità di rischio a causa del fatto che i paesi che si sono trovati di fronte a un fenomeno migratorio molto disorganizzato non hanno offerto dei sistemi di distribuzione delle popolazioni migranti tali che la paura non diventasse questa enorme angoscia che vediamo nelle nostre città. Effettivamente la cosa è da... Perfino a me, che vivo all'estero, quando vengo in Italia recentemente a presentare un mio libro, per esempio nel nord Italia, sono andato a Bergamo, sono arrivato ovviamente a Bergamo in treno, esco da questa bellissima piazza fuori della stazione di Bergamo e trovo una tale quantità che vengono dall'Africa che sembrava di essere al centro di Lagos, cioè erano tutta gente che veniva da lì. Quindi è chiaro che l'impatto è assolutamente emozionale e molto grave. Poi vado a vedermi le statistiche e vedo che se in Italia i migranti che ci sono adesso fossero distribuiti in città che hanno più di 10.000 abitanti, ne avrebbero 3 per ogni città. Quindi certamente 3 persone non si vedrebbero, ma perché si vedono e hanno così tanto impatto? Perché non c'è un sistema di distribuzione deciso dalle autorità politiche e naturalmente consultato con il terzo settore che permetta una distribuzione più intelligente. Poi cosa è successo? Il famoso trattato di Schengen ha fatto sì che per una serie di paesi ci voglia un accordo di tutti i paesi che sono membri dello Schengen per ottenere un visto, e quindi abbiamo una serie di paesi che hanno problemi di migrazione, cioè che non riescono
a uscire dalle loro frontiere, perché è del tutto impossibile ottenere un visto. Quindi anche se io devo andare semplicemente a studiare in Italia, oppure devo andare per partecipare a un corso delle Nazioni Unite, che se ne tengono alcuni nel campus delle Nazioni Unite a Torino, non riesco a ottenere il visto, perché l'ottenimento del visto mi permetterebbe di viaggiare con l'aereo, arrivare normalmente in un aeroporto, passare la frontiera controllato e questo. Allora che succede? Che poi la gente si risolve il proprio problema affidandosi a dei sistemi di trasporto assolutamente improbabili, come vediamo tutte queste persone che migrano usando trafficanti di persone, barconi e tutti questi sistemi. Anche questo naturalmente è poco compreso dalla gente, perché tre o quattro grandi navi o grandi barconi che affondano hanno addosso tutti i media, tutti i giornali lo mettono in prima pagina, centinaia di barchette che arrivano in Spagna, in Francia, in Italia, in Slovenia, tutti i giorni, non fanno problema a nessuno, perché sono persone che si pagano il proprio motoscafo e superano la frontiera in questo modo. Le frontiere nel mondo continuano ad aumentare di numero e le persone che hanno bisogno assolutamente di attraversare la frontiera continua ad aumentare di numero, perché la globalizzazione porta con sé questa necessità. Le imprese hanno bisogno di gente da diversi paesi. Abbiamo visto che quando il presidente Trump ha cercato di limitare le migrazioni negli Stati Uniti, le prime a reagire sono state le imprese multinazionali, che hanno detto assolutamente non lo faccia, perché questo ci metterebbe KO nella nostra innovazione. Molta dell'innovazione tecnologica, della capacità di avanzamento e soluzione del problema complesso, compreso anche quello di lotta contro le pandemie, a volte è soluzionato proprio dall'interscambio di persone diverse, da migranti che si spostano e che hanno un genio e che risolvono queste situazioni. Allora, anche di fronte al migrante bisognerebbe avere un sistema di conoscenza molto più approfondito, bisognerebbe che l'informazione fosse molto più attenta. Per esempio, se un migrante uccide una persona a causa di un incidente stradale oppure anche semplicemente in una rissa, bisognerebbe, quando si pubblica quella notizia, quel nigeriano ha ammazzato un italiano, dire che in questo modo gli italiani morti a causa di un migrante sono aumentati dello 0,000001, perché se no la gente ha l'impressione che da ieri a oggi il numero di italiani morti a causa di una violenza di uno straniero sia raddoppiato, mentre invece sappiamo che gli stranieri sono molto meno violenti degli autoctoni, la violenza straniera ha una percentuale molto più bassa di quella della gente che sta in quello stesso territorio. Lo stesso riferire i dati generali della criminalità. Viviamo un periodo in cui la criminalità è scesa enormemente, siamo molto più al sicuro di quanto eravamo 10 anni fa o 20 anni fa, e questi dati dovrebbero contribuire a avere una coscienza e conoscenza. Poi c'è naturalmente una componente fondamentale, che è l'intelligenza emozionale. Purtroppo in Italia e anche in alcuni altri paesi europei, però in pochi paesi europei, non c'è l'educazione emozionale fin dalla scuola elementare. Cioè le emozioni sono libere per tutti, per i giovani, per gli anziani, per i politici, per i professionisti, e non siamo stati educati, cioè ci comportiamo da bambini rispetto alle nostre emozioni. Io l'ho visto quando ho fatto delle interviste per l'assunzione alle Nazioni Unite, quando intervistavo degli italiani, bastava stuzzicarli un minimo per vedere testare la loro capacità di reagire in situazioni umanitarie, e vedevo che la reazione emozionale era esplosiva. Gente che aveva magari 2 master di specializzazioni nel loro particolare settore, nella logistica, nei trasporti, nell'organizzazione delle gare, ma se si stuzzicava qualcosa di emozionale andavano in tilt. Questa questione delle emozioni è anche molto importante, perché è quella che poi provoca queste reazioni. Con questo rispondo a una persona che ha mandato per scritto una domanda. Non è che nelle fake news molta gente cerca la conferma delle proprie idee, è proprio così. Quando c'è stata l'elezione del presidente negli Stati Uniti d'America e i 2 grandi canali, CNN e Fox News, hanno riconosciuto che il presidente eletto Biden
era assolutamente maggioritario, che sarebbe stato il nuovo presidente, nel giro di 4 giorni il 30% delle persone che seguivano Twitter si è spostato su Parler, perché Parler è un nuovo piattaforma che non impone le regole che Caparo ha menzionato prima. Parler non metterà mai, stai attento che questa notizia potrebbe essere falsa, perché ha fatto un business proprio di quelle persone che sono diventate dipendenti da quella notizia. Avevano bisogno ogni giorno di una dose maggiore, come se fosse la droga. Hanno bisogno sempre di più notizie negative su Biden, che dica che Biden è un pedofilo, oppure che dica che il presidente Trump è praticamente di fatto un discendente di Gesù Cristo, perché questo è quello che è stato detto perfino da un vescovo cattolico ex diplomatico, che ha detto che abbandonare Trump sarebbe passare dalla parte del diavolo. Quindi c'è stato un escalation, un build up. Adesso domani bisognerà dire ancora qualcosa di più grande di Biden, probabilmente che è asceso al cielo, che è risorto dalla sua situazione di sconfitto. Cioè è diventato una dipendenza da questa realtà. Sempre un problema di mancanza di cura delle nostre emozioni, che sono la componente fondamentale del conflitto. Perché li chiamiamo conflitti? In realtà sono differenze che abbiamo, differenze di opinione. Io sono una differenza con i santoriani, perché io sono genovano, ma non è che li odio, non credo neanche che i santoriani odino me perché sono genovano, però su molte altre differenze diventa veramente un conflitto, si usano parole di guerra, quando quell'altro viene trattato male è stato asfaltato, oppure è stato distrutto da quell'altro opinionista, si usa tutto un linguaggio di guerra, quando in realtà si tratta soltanto di una differenza di opinioni che potrebbe essere risolta semplicemente con un dibattito tra esperti, come gli esperti decidono qual è il miglior antibiotico per una particolare infezione, gli esperti possono decidere qual è il miglior sistema per gestire i migranti e trovare un modo intelligente per farlo. Ma invece no, ci sono quelli che per evitare di trovare un modo basato sulle conoscenze, alla riunione non ci vanno nemmeno, no? In modo che continui tutta questa confusione e il conflitto venga potenziato, diventa un incendio sempre più forte, perché l'incendio sempre più forte dà ad alcuni denaro e ad altri dà il potere. Certo, una serie di, come dire, stimoli, diciamo, interessanti, e in qualche modo anche ancor più per chi deve fare informazione, che ovviamente ha una responsabilità molto superiore a quello che forse qui stesso, le stesse immagini, insomma. Infatti, se posso intervenire a questo proposito, il discorso del professor Calvani non fa una piega, però poi si scontra con la realtà, e dunque che probabilmente dovrebbe esserci una legge che poi vada a punire chi diffonde delle fake news, o comunque, torno a dire questa parola, un'etica anche del linguaggio politico, perché per esempio in Europa, se non mi sbaglio, è l'unica esperienza che c'è stata alle elezioni catalane, le ultime elezioni catalane, dunque non spagnole ma catalane, i partiti decisero di non usare il tema immigrazione come un tema elettorale. Forse anche quando si dice dare un approccio poi, cioè dare voce a chi di fatto è del settore, vuol dire anche non farne o una questione elettorale, ma forse voi meglio di me sapete che poi dietro c'è anche tutta una questione economica, non è solo spostare dei voti, ma appunto, come diceva anche Valerio, dietro la costruzione di fake news, dietro anche insomma il portare avanti queste fake news, si sono costruiti partiti politici, si sono costruiti personaggi politici. Dunque questa particolare attenzione che si sta dando in questo momento storico a tutto questo fenomeno, che sì viene dal passato, quello delle fake news, quello del conflitto c'è sempre stato, come quello, e mi dispiace se non lo possiamo approfondire in maniera particolare, quello della violenza sulle donne, perché è davvero uno di quei conflitti che resta fermo nel corso del, purtroppo, dei secoli. E volevo
tornare anche lì, cioè può questo momento storico ed economico che noi stiamo, ci stiamo trovando a vivere e ci troveremo a vivere, perché io penso che sarà un po' diverso il mondo che avremo tra un po', può aiutare a migliorare questi problemi che di fatto noi nella società abbiamo e che ci impediscono poi di avere dei rapporti non solo nella società ma anche proprio come crescita di uno Stato e rapporti anche con altri Stati. Insomma, si può auspicare che si vada verso una strada che lasci indietro lo scontro per l'incontro? Mi rivolgo a Valerio che... La domanda, che contiene vari spunti, per cui cerco un attimo di rispondere a vari punti separatamente. Allora, sulla legge contro le fake news, questa è una cosa molto delicata, molto delicata. E paradossalmente, penso era stata proposta qualcosa, una prima bozza di legge non era passata perché... credo la destra si era opposta. E paradossalmente non capisco il loro punto di vista, anche se ovviamente chi mi conosce sa che io sto totalmente dall'altra parte. E però c'è un problema di fondo. Chi decide cos'è la verità? Non sempre è così banale. E Orwell ci ha insegnato che il ministero della verità è qualcosa di molto problematico. E quando va nelle mani della persona sbagliata può creare un monopolio praticamente inattaccabile, quindi una dittatura. Per cui è un problema molto complesso, del quale sicuramente bisogna parlare, ma del quale bisogna anche riconoscere le complessità. Perché, come dicevo prima, tantissime fake news poi non sono realmente fake news, sono piccole manipolazioni che vengono interpretate in una certa maniera piuttosto che in un'altra, e quindi trovare il limite tra ciò che è falso e ciò che è vero è veramente complesso. A volte non c'è, talmente sfumata la cosa che è difficile dire che di qua c'è il vero e di qua c'è il falso. Riguardo al futuro, dipende dove andrà la società e quindi dipende ultimamente da noi e collettivamente, ovviamente. Nell'ultimo capitolo del libro noi parliamo di un movimento che sta nascendo negli Stati Uniti e che personalmente, credo anche Sandro, cioè, quindi noi come autori che condividiamo, e si chiama Neoilluminismo. Questo movimento prende nome da un libro, scritto da Steven Pinker. Pinker non è una persona qualsiasi, è lo psicologo cognitivo probabilmente tra i più citati sul pianeta, una persona che ha forse ora una settantina d'anni, comunque a fine carriera, ha fatto una carriera strepitosa nella psicologia, facendo un sacco di scoperte fondamentali, e ora negli ultimi 5 o 6 anni, forse 10, perché il suo primo libro è del 2011 su questo tema, si intitola Il declino della violenza, il secondo libro uscito nel 2018 si intitola Illuminismo ora, e lui ripercorre la storia umana, ma la ripercorre letteralmente, partendo dalla separazione dalle scimmie, la separazione genere homo, genere pan, la ripercorre da lì fino alla formazione delle prime società statali, e quindi che erano tendenzialmente dittature, poi i movimenti verso la democrazia, tutti i conflitti che ci sono stati in mezzo, e riassume, volendo andare all'occhio di quello che dice, e l'aumento del benessere umano si è avuto quando tre cose si sono allineate, tre principi, quando la società ha seguito tre principi fondamentali: la ragione,
la scienza e l'umanesimo. La ragione come capacità di unire cause ed effetti, dire ok, questa cosa sarà causata da quest'altra. E la scienza come struttura in grado di mettere insieme le cause con le conseguenze e possibilità di, e capacità di fare interventi che modificano delle cause per ottenere delle conseguenze. Ovviamente questi due principi da soli non sono sufficienti a creare una società positiva. Sappiamo che la scienza ha combinato anche delle cose negative, diciamo, la bomba atomica, il cambiamento climatico, e anche se per inciso molti direbbero che la bomba atomica non sia stata negativa, ma non entriamo in questo dibattito che è ancora più complesso. Però questo per dire che da soli scienza e ragione non sono sufficienti a creare una società positiva. È per questo che serve l'umanesimo. L'umanesimo è fondamentalmente il principio che dà la direzione lungo la quale applicare la ragione e la scienza. Il principio è che è semplice, è banale. Ogni essere umano vale uno. Sembra una banalità dirla, però purtroppo sul pianeta ci sono tante persone che non la pensano così, ci sono tante persone che pensano che gli italiani valgano più dei migranti o più dei francesi, perché ogni tanto poi si accusano i francesi o altre volte i tedeschi. Cioè questa cosa che ogni persona vale uno sembra banale, ma va ricordata in continuazione. Per tornare al lavoro di Pinker, lui ha dimostrato scientificamente, dati alla mano, che quando questi tre principi si sono allineati, si sono create le società più pacifiche, più di successo della storia umana. Lui lo chiama nuovo illuminismo perché sono i principi, diciamo, ideali su cui si basava l'illuminismo di fine Settecento, poi che non sono stati ovviamente pienamente realizzati, perché poi insomma, ci sono state rivoluzioni, colonialismo e via dicendo, però come nocciolo di come principi di base riescono a portare a società positive. Certo. Non so se se Monica ha qualcos'altro da aggiungere. Io vorrei fare un brevissimo intervento su questo tema, perché è proprio l'aspetto che sto studiando in questo momento e che ho insegnato per anni all'università. Cioè, il cammino oggi dell'umanità è decisamente abbastanza unanime verso un umanesimo sostenibile. C'è un accordo internazionale di tutti i governi del mondo, che non aveva mai successo prima, su alcuni obiettivi di sostenibilità dell'umanità, e in Italia abbiamo una rete molto grande di organizzazioni che si occupano di sostenibilità, cui portavoce è il professor Enrico Giovannini, che hanno sviluppato la cosiddetta Utopia Possibile, uno dei libri di Giovannini, che sviluppa appunto questo aspetto del quale umanesimo oggi è possibile. Una componente che sta diventando una definizione della sostenibilità è la rigenerazione, cioè dopo tanti anni di degenerazione dobbiamo rigenerare un'alleanza, una pace tra l'umanità e tutto il resto che vive nel mondo e anche ciò che non vive, come l'acqua, l'energia, il vento e altre cose, cioè tutto creato, praticamente tutto ciò che esiste sul nostro pianeta, un'alleanza, perché tutto è fondamentale per la sostenibilità, cioè perché le prossime generazioni continuano ad esistere. Il risultato di tutto questo è quello che in inglese si chiama thrivability, in italiano potremmo chiamarlo progresso oppure prosperità inclusiva, in cui appunto si recuperano gli altri due punti che ha detto Caprava prima, cioè che uno vale uno, cioè che dobbiamo riuscire a includere nei diritti di ciascuno anche i diritti degli altri. Dobbiamo riuscire a basare le nostre scelte più che su delle ideologie, su delle emozioni, su delle evidenze scientifiche, e per fare questo dobbiamo usare un po' di più la ragione, cioè dare più spazio alla nostra intelligenza
e usare soprattutto un'intelligenza collettiva, cioè una ragione d'insieme, non soltanto di una persona o di 10. Io da 10 anni sto vivendo in una comunità al centro del Triangolo d'Oro, al nord della Thailandia, dove decine di migliaia di persone hanno deciso di cambiare mentalità, di cambiare mindset, e da quando hanno deciso non c'è più stato un solo furto, non c'è stata una sola violenza sulla donna, non c'è stato un caso di aggressione né a bambine né ad anziani, e quella comunità, che era la comunità più povera della Thailandia, centro della produzione di oppio e di eroina, era la feccia, erano tutti criminali, tutti avevano trafficato oppio o eroina o trafficato bambine e bambine per i bordelli, per il commercio sessuale a Bangkok. Nessuno di loro è andato in galera, però tutti hanno cambiato mentalità, cioè hanno deciso di riparare, rigenerare la comunità. Se questo tipo di cambiamento di mentalità lo facessimo anche nelle società più evolute, nelle società occidentali, potremmo introdurre un nuovo sistema di educazione, che è appunto un sistema costruttivo. Identifichiamo il problema con la ragione e con la scienza, risolviamo il problema e ci mettiamo tutti come gruppo umano a risolverlo insieme. Ecco allora che lo spegnere il conflitto significherebbe non soltanto non avere più conflitti, ma cominciare a costruire, a vivere meglio, a costruire la nostra felicità, approfittando di ogni momento di incontro con qualcun altro, per essere un momento costruttivo, identificazione del problema nello stare insieme a quell'altro e costruire felicità. Le comunità felici che io ho conosciuto in giro per il mondo, nei 135 paesi che ho visitato, sono tutte comunità estremamente tolleranti, che rispettano gli altri tantissimo e guardano, sono incuriositi. Io, quando ho avuto per la prima volta all'università due colleghe lesbiche che hanno avuto un bambino, sono andato proprio a curiosare come si amavano, che bella che era quella famiglia. E diciamo che il loro amore ha migliorato il mio. Cioè quella famiglia un po' atipica di due ragazze lesbiche che avevano un bambino ha migliorato la mia famiglia tradizionale, perché ho visto che c'è tante altre forme di amore fuori di quello. E avanti così, ogni forma di tolleranza della differenza costruisce felicità duratura. Certo, questa è una, come dire, una discussione che in qualche modo va a rispondere a un commento di un ascoltatore o va a confrontarsi con un commento dell'ascoltatore che poneva il problema se la nostra in realtà non sia una specie, ovviamente quella umana, che tende al tribalismo ed è quindi una tendenza iscritta alla nostra psiche più profonda, quella del contrasto in qualche modo, quella di favorire il proprio vicinato rispetto a un lontano che viene identificato anzitutto forse come avversario, se non come nemico, piuttosto che, come dire, parte di un'unica comunità, no, più vasta. Ed è quello un po' di cui vi siete occupati anche nel libro, insomma, di cercare, come dire, un'ipotesi di felicità al di là dei conflitti, però ecco, conta molto l'ascolto, evidentemente, anche un'onestà di comportamento da parte di più attori. Non so se il dottor Capraro ha qualcosa da aggiungere su questo. Sì. Sì, c'è assolutamente da dire che la tendenza al tribalismo fa parte della natura umana, ce la portiamo dietro dalle prime società tribali e si è sedimentata, si è evoluta a causa della competizione con le altre tribù per le risorse limitate. E, è una storia che va avanti da probabilmente qualche milione di anni, per cui è difficile contrastarla, perché poi le emozioni umane si formano proprio in questa maniera, con comportamenti che vengono ripetuti e rinforzati nel corso dei milioni di anni e diventano automatici. E, c'è da dire però che questa cosa è sicuramente vera, ma è anche vero che c'è tanta eterogeneità, c'è tanta differenza tra gli esseri umani, e non tutti quanti hanno le stesse emozioni tribali, o perlomeno non tutti quanti hanno la stessa tendenza a dare così tanta importanza a quelle emozioni tribali. E nel capitolo sulle divisioni politiche noi ripercorriamo il lavoro di
principalmente di Jonathan Haidt e tutti i suoi colleghi, e negli ultimi 15 anni loro hanno studiato le dimensioni morali delle persone e hanno scoperto che i principi morali delle persone si possono dividere in 6 categorie fondamentali: il principio della cura degli altri, il principio dell'equità, il principio del favorire il proprio gruppo sociale, ecco che arriviamo infatti a questo discorso, il principio del rispettare l'autorità, il principio del rispettare la santità, è un po' astratto, e il sesto è il principio della libertà. Per cui, se è vero che il gruppo sociale, l'amore per il proprio gruppo sociale è una delle cose fondamentali dell'essere umano, è anche vero che è una delle 6 dimensioni fondamentali. Per cui, tant'è che poi è proprio lì che nascono le divisioni politiche, perché alcuni individui danno più valore a questo principio rispetto ad altri che magari danno più valore al principio della cura. Tornando all'immigrazione, cercando di chiudere un attimo questo piccolo cerchio, l'immigrazione crea conflitto tra destra e sinistra proprio perché crea conflitto tra 2 principi morali. La destra si fonda storicamente principalmente sul principio morale del gruppo sociale, del nazionalismo, e la sinistra si fonda principalmente sul gruppo sociale della cura degli altri senza frontiere. E chiaramente l'immigrazione mette in conflitto questi... Come si fa a creare gruppo sociale e amore per il gruppo sociale se si crea con il conflitto con altri gruppi? E non è un caso che la cooperazione umana stia aumentando nel corso della storia, cioè si è partito dalle piccole tribù di 15-20 persone in conflitto con altre tribù di 15-20 persone, tendenzialmente famiglie e famiglie allargate, e adesso si è arrivato a conflitti nazionali. E arriverà un momento che è possibile che arrivi un momento in cui la cooperazione sarà globale, e solo è abbastanza probabile questa cosa, che per arrivare alla cooperazione globale, oltre alle belle parole che sono importanti e che sono il primo a dire sulla famiglia umana, sul fatto che siamo tutti uguali, probabilmente servirà una minaccia globale. E non tutte le minacce globali probabilmente saranno sufficienti, perché in realtà ne stiamo già vivendo 2 che sappiamo non essere sufficienti, e il climate change, il cambiamento climatico, è una minaccia che potenzialmente potrebbe danneggiare tutta l'umanità, ma comunque non sta portando tutti gli umani a collaborare. La pandemia è un'altra minaccia globale, e nonostante questo ci sono i negazionisti, ci sono persone che non credono, e forse Stefano Vecchi è caduto. Un'altra possibilità è, ovviamente sono le meteore, sono gli alieni, chissà nel corso di epoche storiche poi dove cosa succederà nel futuro, perché nel momento che noi parliamo in questo 17 novembre 2020 a volte ci dimentichiamo che noi siamo soltanto una piccola parte della storia umana. Ci sono state meteore che hanno fatto estinguere dinosauri, per cui nessuno esclude che tra 20.000 anni, per esempio, ci sarà una meteora o un attacco alieno, e in quel caso potrebbe svilupparsi una cooperazione globale. Beh, io sinceramente spero che accada molto prima, però questo è giusto per dare anche uno sguardo un po' più in prospettiva, e non senza dimenticarsi che siamo soltanto, diciamo, piccoli così su questo pianeta. Certo. Monica, volevi aggiungere qualcosa? Rispetto a quest'ultima considerazione di Valerio, volevo insomma aggiungere, magari anche lasciare con questo punto interrogativo, il fatto che è affrontato molto bene in questo libro la parte sulla violenza che riguarda la violenza sulle donne, e che di fatto, così come diceva Valerio all'inizio, noi
cioè c'è sempre stato il conflitto nell'umanità, lo dicevamo prima, lo diceva anche il professore Calvani, c'è sempre, cioè si racconta, cioè l'umanità è stata formata da guerre, conflitti, gli stati, la storia. Quello che però resta è questa differenza di genere che poi di fatto resiste questa violenza sulle donne nonostante diciamo l'evoluzione poi dei tempi, nonostante poi come dicevamo siamo di passaggio tutti, però resta questa e secondo me, e purtroppo qui vi lascio con questo punto interrogativo, secondo me non c'è da sperare molto in questo senso, cioè se possiamo sperare, immaginare che a un certo punto percepiamo il Covid come una minaccia globale che può magari venirci in aiuto per essere compatti in una battaglia in questo senso, io credo invece che purtroppo per quanto riguarda quell'altra questione presa molto bene in esame nel libro non ci sia molto bene da sperare, questo perché probabilmente anche quello che stiamo vivendo scombussola ancora di più gli equilibri, non so se siete d'accordo, se è così poi di fatto l'equilibrio all'interno della famiglia, all'interno della società, quindi questo può essere poi di fatto, poi magari brevemente, una risposta breve da entrambi, può essere poi di fatto preoccupante rispetto a quello che avete poi riportato riguardo al fenomeno della violenza sulle donne. Io molto brevemente vedo, girando per il mondo, un miglioramento importante. In Asia, per esempio, vediamo una crescita dell'importanza delle donne, del rispetto per le donne molto elevato. Qui in Thailandia la maggioranza dei direttori generali dei ministeri sono donne. C'è una forte tendenza a cercare leader politici donne, perché sono molto meno corrotte e perché governano molto meglio per il bene di tutti, cioè hanno più attenzione al bene comune. E recentemente vediamo per la prima volta nella storia degli Stati Uniti una Casa Bianca dove il vicepresidente è una donna e più del 50% dei ministri di Biden saranno donne, perché vediamo nel comitato di transizione che sono donne. Vediamo donne governatrici negli Stati Uniti, nel nostro mondo accademico i migliori collaboratori che ho, i ricercatori più geniali, quelli che applicano di più la scienza al bene comune, sono sempre tutte donne. I miei maestri all'università, quando ho fatto l'università di Genova, sono stati sia la dottoressa con la quale mi sono laureato, sia la professoressa con la quale mi sono laureato, tutte e due donne. E quei mondi che rimangono un po' indietro sono quelli che hanno difficoltà a lasciare il giusto spazio alle donne. Ci sono delle religioni dove le donne non hanno la parità assolutamente rispetto agli uomini, altre religioni invece sì. Su questa questione dell'umanesimo le religioni hanno un ruolo fondamentale, quindi anche lì, anche in quello spazio delle religioni, la donna dovrebbe trovare molto più attenzione, molto più rispetto. Sono ottimista perché vedo che forse è il primo conflitto che l'umanità prende sul serio. Dopo quello dell'apartheid, che c'è stata la separazione di razza o di etnia, oggi questa questione femminile è presa molto sul serio. La più grande sistema economico, la più grande economia al mondo, che è l'Europa, che è anche la più grande democrazia al mondo, ha preso sul serio questa questione. E altri paesi stanno guardando all'Europa con questa grande attenzione. Abbiamo molti paesi in Asia dove la questione delle quote rosa è già stata superata perché nessuno si sognerebbe di avere un governo dove la metà dei ministri non fossero donne. Addirittura quasi c'è un po' il privilegio perché dato che le donne governano meglio, abbiamo visto per esempio in Nuova Zelanda, abbiamo visto in Canada, lo vediamo in tante altre parti del mondo, questo non è la violenza che lei ha citato prima, però significa già un grandissimo rispetto. La donna non solo è alla pari e forse chissà è anche un pizzico meglio, e quindi se un pizzico meglio, se io ho qualcosa nella famiglia che è meglio di me, la proteggo, la difendo di più all'interno della famiglia, quindi si comincerà a evitare tutte quelle cose del passato, no? I delitti d'onore, la violenza perché la donna sia sottomessa, cose del genere, che avrebbero bisogno, però anche qui prima parlavamo per le fake news delle leggi.
avevano bisogno anche dei cambiamenti proprio nell'educazione, no? Dovremmo vedere in tutti gli ambienti valoriali dove ci si riferisce a valori di alta spiritualità, avere le donne sempre alla pari, le donne con la stessa importanza e anche con gli stessi ruoli di autorità e di capacità di servizio. Dottor Capraro, grazie. Aggiungo anche io brevemente qualche cosa. Sì, come è stato sottolineato, c'è da distinguere tra violenza, se non sento bene, tra parità di genere o disuguaglianze di genere a livello professionale, che sono una forma di violenza sulle donne, e la forma di violenza fisica, della quale sappiamo, per esempio, in Italia per certo che non è in calo assolutamente, purtroppo. Sulla parità di genere a livello internazionale si sta facendo molto, in tanti paesi, come ha citato giustamente il professor Calvani, si sta procedendo verso un'effettiva parità di genere. Purtroppo non in Italia, in Italia siamo indietro di, non di anni, di decenni probabilmente, e questo probabilmente è anche legato al fatto che anche la violenza fisica sulle donne non diminuisce, mentre forse sinceramente non ho controllato le statistiche, quindi non so se diminuisce in altri paesi con più parità di genere, ma mi posso immaginare di sì. E è possibile che le due cose siano collegate, infatti lo descriviamo nel libro, il fatto che una possibile strategia per diminuire la violenza sulle donne, almeno dal punto di vista teorico, poi bisogna vedere in pratica, dal punto di vista teorico è aumentare la parità di genere, perché nel momento in cui alcune professioni, cioè nel momento in cui c'è disuguaglianza di genere, per cui alcune professioni sono soltanto per gli uomini e sono le professioni che portano più, che sono economicamente più remunerative, e questo crea competizione tra gli uomini e crea anche competizione tra donne per avere gli uomini che guadagnano di più, e questo crea una situazione di squilibrio, di sbilanciamento, che poi si proietta in episodi di violenza, che sono anche episodi di violenza a qualunque livello, cioè uomini contro donne, ma anche uomini tra loro, perché non c'è bisogno di sottolinearlo, e uomini che uccidono tra loro per una donna nel pieno il mondo. Per cui in una società con più parità probabilmente si potrebbero diminuire questi episodi di violenza. Sicuramente un tema da approfondire. Bene, io direi che dovremmo forse fermarci qui. Se non ci sono cose, diciamo, altro, cose da aggiungere, potremmo discutere, sappiamo, per ore. Insomma, il libro è sicuramente pieno di tanti spunti di interesse e d'attualità, e offre anche in qualche modo una chiave di lettura per un percorso di soluzione, appunto, dei conflitti, no? Sicuramente, insomma, una lettura interessante, oltretutto anche, come dire, scorrevole, il che non è poco, visto i temi trattati. Quindi io ringrazierei gli autori del libro La scienza dei conflitti sociali, pubblicato da Franco Angeli. Ringrazierei Monica Napoli per la partecipazione, insomma, anzi, per la collaborazione preziosa in questo mio arduo compito, perché non sono argomenti sicuramente anche per me, come dire, all'ordine del giorno, ma sicuramente importanti. E ovviamente ringrazio ancora una volta la Casa della Cultura per averci ospitato. Grazie di tutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie.